Tornando ai Romi, è stato per me un incontro in parte casuale e in parte magico. E alla preview alla Biennale di Venezia, edizione 2005, ho incontrato una professoressa della terza università, professoressa di mia figlia, la quale mi ha detto: ah, vai a vedere, questa giapponese è bravissima, mi interessa. L'ho cercata ai giardini della Biennale, ma non c'era. E sai, Venezia è in Biennale molto dispersiva, inaugurazione da una parte e dall'altra, corri come un matto, quindi non sai. A un certo punto, momento di pausa, ci siamo fermati in un ristorante e l'assistente di Masuda ci ha chiesto del fuoco per accendere la sigaretta e poi ha detto: perché non venite? Io sono qua dietro, c'è questo artista molto bravo. E così ho incontrato le opere di Masuda, le sue installazioni e Masuda. È stata una cosa per me un po' magica, perché questa installazione a Venezia era molto suggestiva. Era di grande impatto e sicuramente comunicava delle sensazioni forti. L'incontro con lei è stato, si sentiva, non so, avevo incontrato una persona un pochino al di fuori della norma, una persona un pochino più su, era come se avessi avuto un incontro con una persona illuminata, una asceta, non con un artista. Io sono abituata ad avere a che fare con gli artisti. Gli artisti in genere sono sempre, non so, aggressivi, o comunque molto sulle loro, o al contrario molto alla mano, ma nessuno mi aveva dato questa sensazione di una spiritualità così forte come mi ha saputo dare lei. La cosa che davvero mi ha colpito nel fare un'installazione qui a Roma è che voi avete un rapporto strettissimo con la vostra storia. Per noi in Giappone invece andare in un sito archeologico di 2 o 3 mila anni fa vuol dire fare molta strada, andarci apposta. Qui a Roma invece siete circondati dalla storia e io con le mie opere mi sono sentita immersa in questa storia. È stata una sensazione davvero molto nuova ed interessante. Mi sentivo come se stessi collaborando con gli antichi romani di quegli anni e le loro opere. L'originalità io non la ricerco nell'opera d'arte, penso che tutti quanti siamo un po' stanchi di queste opere che vogliono stupirci comunque in ogni modo, no? E quindi non mi attrae in lei l'originalità, e anche se lei, come si definisce truffaldina, perché ha questa bellezza di ciò che appare non è, queste bolle che sembrano di gomma morbida e poi invece sono vetro di Murano, e quindi questa apparenza contraddittoria, no? Oppure quelle di vetro colorato, te le senti di plastica, poi le vai a toccare e ti rendi conto che sono un'altra cosa, no? Quindi hai questa diversità, quindi dal suo punto c'è una certa originalità, ma non è quello che mi attrae. Quello che mi attrae è il suo discorso molto profondo di forma non forma, la sensualità che hanno queste sue bocce, queste sue bolle, la voglia che hai quando le vedi di accarezzarle, no? E che quindi comunque ti attraggono, e nello stesso tempo hai nella contestualizzazione dell'installazione ha il suo discorso, il suo messaggio, che, come dicevamo prima, queste bolle nere per lei non sono altro che il bisogno tramutato, la parola proprio bisogno tramutata in desiderio. Questo desiderio diventa sempre più grosso nella nostra civiltà, in forma questa bolla enorme dentro ognuno di noi, anche al di fuori di noi, queste bolle gigantesche che ci stanno mangiando. E certo, non è un discorso nuovo, no? È forse una solita vecchia denuncia, però è espressa in un modo. Thank you.
stato lì. Qui a Roma ho avuto modo di fare due tipologie di installazioni molto diverse. In quella di oggi, al Boscolo Tower, all'albergo, solo i vetri erano protagonisti, mentre in quelle di ieri, al Teatro di Marcello e ai Fori Imperiali, era come se le mie opere in vetro interagissero con la storia del passato, con le opere degli antichi romani. Queste installazioni, sia in siti archeologici che in altri siti, in siti naturali dove le ho viste, non sono assolutamente invasive per il luogo che le ospita e che anzi il luogo ne acquista perché si crea un'atmosfera diversa, un'atmosfera nuova. L'atmosfera si riempie comunque di vibrazioni, di emozioni e penso che questi siano, come secondo me, tanti semi portati dal vento che lei sparge in giro per il mondo e che questi semi fioriranno. Dopo questo incontro con Masuna è nata l'idea di ospitarla nella mia galleria romana, il Caos, in via della Conciliazione, e man mano che andavamo avanti lavorando insieme il progetto si è ingrandito, no? Era come un panettone che lievitava, per cui dalla mostra e presentazione in galleria siamo passati all'idea di poter fare delle installazioni a Roma, città che Masuna non visitava da 20 anni, e che quindi ha accolto con entusiasmo l'idea di poter fare queste cose, di realizzare queste cose qui. E il progetto ci ha appassionato tutti quanti. Io volevo presentare nel panorama dell'arte contemporanea romana un'artista per me di altissimo livello, sconosciuta per la maggior parte dei romani. Era inedita su Roma e infatti la presentazione ha avuto molto molto successo, perché la gente non se l'aspettava, la gente è rimasta sorpresa, e molti sono caduti nel tranello di ciò che appare non è, e altri sono andati a una lettura più profonda, però tutti si sono entusiasmati, perché appunto poi c'è questa eleganza della forma in sé che ha affascinato tutti quanti. Sviluppo di Masuda su Roma, spero che sia il più grande possibile e che questa collaborazione ci porti oltre che a Roma. Noi adesso insieme vorremmo fare Bologna, se riusciamo vorremmo andare a Basilea e fare progetti che siano a livello internazionale. Finora ho avuto occasione di fare installazioni a Milano, in Indonesia, a Venezia ed ora anche a Roma. Per me è stato davvero un onore poter collaborare con gli antichi romani, quasi come se le mie opere interagissero con le rovine degli antichi romani. È un vero privilegio, è un lusso per me.